Signore e signori, bentornati all'appuntamento con... che parlo più a bassa voce. Bentornati all'appuntamento con minuscolo. Questo è un po' più alto. Bentornati... ecco, io non ho il limitatore né in alto né in basso. Questo è un difetto, ovviamente. Lui, il mio magnifico, grandissimo amico, Luca Achito, nonché il regista della nostra... ennesima puntata di Minuscolo, ogni tanto mi sollecita queste, e devo dire non sei il solo Luca, non sei proprio il solo, no il sole, il solo, non sei il solo a dirmi che qualche volta la mia voce è un po' troppo stentorea riguardo invece a quello che vuole essere un messaggio assolutamente rilassante, al più vorremmo, mi piacerebbe invitarvi a qualche istante di riflessione, perché poi condensando tutto è questo, sì, Teleuropa Network è informazione, è intrattenimento, ma in alcune circostanze può anche essere momento di riflessione per ciascuno di voi, per ciascuno di noi. Ecco, assembliamoci in questa magnifica umanità e percorriamo questo giorno che è il 20 di marzo. Il 20 di marzo è una giornata importante perché il 28 giugno del 1900, del 2000, siamo nell'altro millennio, del 2012, ma io con la mnemonicità, con i numeri, ho sempre avuto molte, ma molte difficoltà, tant'è che nel mio percorso istruttivo ho sempre dovuto ricorrere ai colori, perché i colori hanno, per quanto mi riguarda, una più facile possibilità di essere memorizzati a differenza dei numeri quando vengono scritti in bianco e nero. Per cui ricordarmi il 28 giugno 2012 è stata veramente un'impresa e di tanto vi ringrazio del vostro apprezzamento e certamente identificherete col sottoscritto anche delle vostre piccole difficoltà mnemoniche, invece ci sono magnificenza d'umanità e quindi sesso femminile e sesso maschile, maschi e femmini, uomini e donne, e femmine, uomini e donne che esternano delle capacità mnemoniche da suscitare più che invidia, dico la verità, perché io sono convinto che se non fossi così deficitario della memoria certamente rappresenterei altro che non la persona che umilmente, immodestamente, probabilmente si manifesta alla vostra attenzione anche per questa tantissima puntata di Minuscolo, e che quindi c'è questa gente che ricorda esattamente tutto, il dettaglio, poi il genere femminile davvero è un fotografa, ne salvano con nome, ricordano di tutti in queste memorie, ma quale tera, più di un tera, più di un milione di byte, ma non se ne parla proprio, le donne, è eccezionale questo bellissimo mondo, tant'è vero che io continuo a stupirmi come facciano le donne a pretendere un livello di parità, e poi nel corso degli anni si è modificato quello che doveva essere un discorso paritetico e invece è diventato di pari opportunità. Ecco, sulle pari opportunità mi trovate profondamente d'accordo, anzi molte volte è il maschio, è l'uomo, il sedicente tale che manifesta la sua incapacità di occupare certi ruoli. Per esempio la cosa che penso subito così che a inizio settimana interverrà nel vostro mondo dell'informazione è come faccia Profumo, che arriva dal mondo della banca con tutto il suo fresco, con tutta la sua fragranza, fresca fragranza, diventare il numero uno dell'ex Finmeccanica che oggi si chiama Leonardo. Perché secondo me ci sono delle poltrone che poi vanno occupate non tanto in base alla capacità, non tanto in base alla propria storia curriculare e quindi lavorativa in particolare, ma vengono date perché così deve accadere, e proprio perché così che deve accadere ci troviamo nella condizione in cui versiamo tutti quanti. Ma nonostante tutto, il 28 giugno del 2012, ritorno a bomba per chiudere il cerchio, altrimenti avevo aperto una parentesi senza poi chiuderla, qua invece la chiudo, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, ha indetto la giornata della felicità.
Proprio il 20 marzo, quindi il giorno prima dell'avvento nella nostra vita, nel nostro quotidiano, della primavera, l'ONU ha pensato di indire questa magnifica opportunità, ecco, la giornata della felicità, perché in base a quello che ci dicono le Nazioni Unite, pensa un po', le Nazioni Unite che ci svelano, ci dicono che tutti gli esseri umani hanno diritto alla felicità, è un diritto inalienabile. Ora, siccome noi siamo abituati a sentire tanti diritti inalienabili, quelli al lavoro, quella alla salute, quella a potersi muovere nel territorio con grande sicurezza, tranquillità, propositività, non crediamo più a queste fregnacce. Però questo non significa che non inseguiamo quello che è un momento, la scoperta di un momento di felicità. Qualcuno dice che la felicità è un atteggiamento dell'anima. Io gradisco sempre essere più laico, perché la laicità accoglie anche e non solo chi ha una fede, chi ha un credo, e allora dico che la felicità è una collocazione istantanea dello spirito più che dell'anima, no? Che fa pensare a mondi ultraterreni, e questi vanno custoditi ognuno per la propria propensione a credere questa o quell'altra possibilità oltre la vita che gestiamo nel nostro quotidiano. E quindi siamo tutti alla ricerca di questa felicità che va rincorsa in qualche modo, dobbiamo trovare un momento, può essere il sorriso dei nostri figli, può essere la carezza della nostra compagna, della nostra consorte, del nostro consorte, del nostro civilmente unito, può essere lo sguardo accattivante dei nostri amici a quattro zampe. Ecco, la cosa più difficile è riconoscere, beccare proprio in quel momento la felicità, individuarlo come tale, perché è un istante, è un momento, è un'elevazione dello spirito che poi svanisce e qualche volta si può trasformare, per esempio per i grandi artisti, come diceva il grandissimo Vasco Rossi, le canzoni vengono fuori già con le parole, quindi un momento di grande trasporto, di grande creatività. E noi, a proposito di trasporto e creatività, ma in generale del mondo del lavoro, vogliamo collegarci col segretario generale del sindacato unico dei doveri, dei diritti e delle pene, Demetrio Corona, che vedo già inquadrato lì in bassa. Caro, sempre caro mi fu questo ermo mio amico disarmato, che sei tu in prima persona, che ti auguro una felicissima giornata di quella che ci rimane da vivere da qua alla fine della medesima. Senta, a parte che ermo non c'entra niente con l'essere umano, perché è solitario, è una cosa riferita a un oggetto. Che fa il sindacato? E con grande gioia e con grande voglia che mi prende nella bocca dello stomaco, che comunico che il sindacato unico, perché dei lavoratori ma anche dei disoccupati, per la prima volta uniamo in questo grande contenitore, in questa bacinella, in questa vasca del bagno, uniamo lavoratori e disoccupati, perché nell'uno è sicuro di qualcosa, nell'altro è sicuro di certezze. I lavoratori da un momento all'altro possono diventare disoccupati, i disoccupati da un momento all'altro possono diventare lavoratori. E questo ci consegna la speranza. Non so se si raffigura bene con questo mio manesco modo il sorgere della speranza, che ti sbuca quando meno te l'aspetti. Fantastico. E quindi la speranza non deve scomparire dall'interno dei nostri cuori in questo momento carico di grandi tensioni, ma soprattutto di grandi prospettive per noi di questo sindacato unico dei lavoratori e dei disoccupati. E non dimenticate delle partite IVE ultimamente, che le abbiamo volute ammettere all'interno della nostra categoria sindacale, con cui diciamo sì a diritto, ma prima ancora diciamo sì a dovere, che senza dovere non c'è diritto, e il diritto si ottiene soltanto dopo aver espletato il proprio dovere.
Bene, dopo questo pistolotto, dove vuole arrivare, vorremmo capire, segretario generale del sindacato unico, ecco, perché... Tu mi credi? Tu mi credi? Ti Que credo, tu ti che mi credo. dici che dove sono voluto andare ad arrivare con questo Sì, discorso? sì. Io mi capitano Ah. che mi parto bello bello e poi non capisci proprio una cippa di cippa. Cioè No, che mi pierdo dentro le cose, che ti mi credo. scordo dello fatto che mi faccio pigliare della passione, no, come che magari mi imbonto sopra una cosa e diciamo e mi scordo di tutto quando lo riesco e quindi quando mi ricuoglio mi trovo arrivogliato completamente della con un po' il problema del sindacato unico è questo. D'altra parte, come ti faccio a mettere le mani e le sorti così preziose dei lavoratori, dei disoccupati e delle partite IVE, non vi dimenticate che il Certo, sindacato certo. unico dei doveri, dei diritti e delle pene, tante persone mi hanno detto per parità di genere, oltre a dire dei doveri, dei diritti e delle pene, femminile dovrei dire a maschile, ma io ci ho detto tu non hai capito un cavolo, e quindi vedi di starti zitto e di rimanertene intrappolato nella tua analfabetismo e fa sì che la strada la seguano quelli della filosofia, fosse anche popolare, schietta e ammotivata. Ecco, però tenero Giacomino, no? A conclusione di tutto il suo discorso, segretà, perché Infatti, ci guarda, ma tu perdiamo. me lo... Allora, mo mica c'ho l'occhiale, perché evidentemente me lo leggi nell'occhiale, cioè che io praticamente mi sciaparlo addosso, poi mi trovo tutto bagnato, manco con i pannoloni quelli a forma di mutanda, l'XXL, riesco a contenermi tanto che sono incontinente da un punto di allegria. Tranne quando è che non sono più incontinente? Quando non userai più i pannoloni, mi pare chiaro, no? Errato, Che non questo... sono più incontinente quando me ne vado a Sicilia, Sardegna, Corsica, Ah, Isole Egadi, che vado a fare le mie piccole grandi crociere, le cosiddette crociere crociate, vado a fare la mia, perché lì tu hai le barriere di difesa dei lavoratori, ma anche dei disoccupati e delle partite IVE abbassate, mentre fanno le crociere, tu vai a fare la tua crociata per acquisire, perché erano... Diciamoci la verità, non è che c'è stata tutta questa affluenza, pure che ti ho mollato i 5 euro, non c'è stato manco un cavolo di iscritto, Vabbè, parliamone chiaro. ma Allora, io la prossima volta che mi vedi, la prossima volta che mi vedi, su me tu torna a rietti i 5 euro che ti avevi dato, che mi ha detto, ti faccio vedere quante persone ti si iscrivono in un sindacato. E prossima volta che ti vedo, no, ti piglio quello tubo della pompa della lavatrice, che manco mamma ti conosce, che ci hanno di dire, ecco, questo è tuo figlio, questo è tuo figlio, due volte ce l'hanno di dire. E comunque un ringraziamento per questo collegamento dove, non so se rendo l'idea di questa della speranza che focolareggia, che sfiamma, che viene su dal basso e che all'alto lambisce l'alto dei cieli. Ecco. Il fatto di simboleggiare la speranza con questa cosa è veramente creativa. D'altra parte, parlava delle crociere, delle crociate, le crociere crociate. Oh, Luca, sono stato qualche istante al sole perché godevo di questa vigilia di primavera e praticamente mi sono infiammato. Io ho la pelle subito che raccoglie i raggi ultraviolenti del sole, perché una volta erano schermati i raggi ultraviolenti ed erano violetti, gli UVA, che sono ultravioletti di tipo A, e poi c'erano gli UVB, comunque sono tutti raggi a vigna, nel senso uva, quelle uva sono raggi a vigna, per quello pigliate, e quindi chiedo scusa per questo mio rossore, che non è tanto per la vergogna che oramai dovrebbe capitalizzare su di sé l'essere umano e col suo comportamento, quanto invece renderci conto che davvero il più delle volte siamo dei gran parolaici, parliamo addosso fino a bagnarci proprio delle parole, ci vestiamo di parole,
ci nascondiamo dietro le parole, ci mascheriamo dietro le parole e poi, salvo a far sì che la nostra ipocrisia, quindi questa non collegabilità tra parola, pensiero e azione, abbia a manifestarsi con l'inattività. Perché è una terra, quella della Calabria, ma in generale la terra italiana, no? È caratterizzata da millenni, oserei dire da questo germe che si è insinuato all'interno delle nostre coscienze, del nostro pensiero, e ci fa rimanere lì in attesa. Stai tranquillo che prima o poi qualcosa cambierà, nella speranza che qualcosa cambi, ma è difficile pensare di poter cambiare le cose, così come è difficile pensare di poter arrivare al rango di grande meta turistica la Calabria, vista la condizione della nostra viabilità, vista la condizione della nostra collegabilità su ferro, e quindi mi riferisco ai treni, l'alta velocità, ma non se ne parla proprio, perché a quando riusciamo ad avere la bassa di velocità, anzi la bassissima velocità, così come addirittura la via aerea rimane un'esclusiva per le lettere. Quindi l'unico modo che noi avremo da qui a poco per poter ospitare flussi turistici importanti sarà o che vengono a nuoto o tramite qualche crociera, ma fra l'altro anche la crociera avrebbe delle difficoltà perché non ci sono porti d'attracco. Dici, come in Calabria c'è Gioia Tauro? Mi viene la sesta Gioia Tauro, Gioia Tauro, non partici, è una cosa. Ecco, noi siamo veramente bravi, campioni del mondo a manifestare tutta la nostra incapacità d'utilizzo intelligente, consapevole del nostro territorio. Invece la manualità esplode in certe situazioni e noi venite gente ad ammirare che cosa l'essere umano, nemmeno dell'altro millennio, forse dell'altro millennio, riusciva a realizzare con la sua creatività operosa e manuale. Cosa volete che io possa commentare al cospetto di una magnificenza, di questa grandezza proprio dell'essere umano? Ma avete visto, ci sono anche le spine, perché non c'è rosa senza spine, così come riusciamo ad apprezzare il momento della felicità proprio perché molte volte ci troviamo, come vado con la voce tutta a qualcuno che si è fermata e dice, ma questa è una televisione della Calabria?
eppure non ci crederete, ma questa è una televisione tutta calabrese, come ce ne sono tantissime altre, perché non è che vogliamo come dire, rappresentare un'esclusiva irreperibile sul territorio, anzi è proprio la consapevolezza che ci siano tantissime professionalità disseminate nel mondo delle professioni, nel mondo creativo, che ne sentiamo proprio un già, che ne sentiamo proprio futta, che sentiamo proprio ti scoppiano i conchiglioni quando meno te l'aspetti, e voi sapete che il conchiglione va ripieno, e se deflagra, se va in mille pezzi, non ha più il senso, è proprio del conchiglione che va ripieno con grande affetto, va messo nella teglia, va infornato, ponendo buona attenzione al fatto che non sia troppo secco e nemmeno troppo diciamo ridondante di liquido, per avere quella giusta cottura, quel punto di croccantezza, ma anche quel punto di dente che la pasta che va in forno non deve comunque perdere. Ecco, bravissima. Mo va ti ricoglia, donna, a quello che tentavo di dire prima. C'è necessità del mondo creativo, è assolutamente necessario, ma poi è bisognevole di azione, perché avete visto questo antico artigiano, questo conoscitore, perché per lavorare il ferro in quel modo, e chi ha avuto esperienza direttamente o indirettamente con la fucina, sa che ci vuole niente, in gergo dicono a bruciare o piez, cioè a dire a mandare nel mondo dell'inutilizzabile il ferro, in questo caso, che va battuto quando la temperatura è quella esatta. Non c'è nessun termometro che segnala a quell'artigiano che la temperatura è quella giusta per tagliare con lo scalpello, che deve essere uno scalpello capace di mantenere il suo coefficiente tagliante al di là del calore che va ad impattare. Quindi è una conoscenza profonda, è come dire che la Pietà di Michelangelo ha pensata a notte, l'ha disegnata, l'ha schizzata un attimo e il giorno dopo l'abbia realizzata. Ogni magnificenza, ogni atto di grande, grandissima espressione creativa dell'essere umano richiede il lavoro, che è anche quello muscolare, e il riconoscimento al lavoro. Allora, quando c'è il riconoscimento della valentia, il riconoscimento dell'emulazione, cioè quando ti donano per quel lavoro che fai, entriamo nel mondo sempre più fantastico e lontano dalla nostra realtà, che è il mondo della meritocrazia, termine usato e abusato più volte da più parti. Leonardo, la Gioconda, eppure la Gioconda che è niente, è uno schizzetto, non è nulla di assolutamente... è mostruosamente grande come la Pietà di Michelangelo che invocavamo poco fa. Eppure, per fare la Gioconda, la semplicissima Gioconda, Leonardo ha insistito su quell'idea per giorni, per anni, per sfornare e consegnare al mondo, alla visione del mondo, questo grande momento creativo. Ma noi il più delle volte, quando arriviamo, fateci caso, chi caggi, se noi dovessimo trovarci nella condizione di andare a Lourdes, faremmo di tutto, non tanto per perderci nell'immagine, oppure al cospetto della Pietà di Michelangelo, non tanto per perderci in questa grandiosità creativa, faremmo di tutto per fotografarla o addirittura per farci il selfie, per dimostrare agli altri che noi siamo andati a vedere la Pietà di Michelangelo, la Monna Lisa del Leonardo. Ecco allora che ci stiamo veramente perdendo, ma speriamo di ritrovarci consegnando linea, attenzione e microfono al mondo reale dei nostri inserzionisti, dei nostri amici sponsor, a fra poco.
meraviglia, fascinante, così, cose così che ti pigliano, proprio ti travolgono, ti portano a suicidio. Un chanson di cugenge che ti prende, proprio ti trasporta, ti fa a frisgulare, veramente. Un ritmo caraibico è una cosa gengivella, alambami, sì, hai capito che ho visto che malamba, alamba menguaggio, che significa tradotto, illuminami, mettimi in piena luce, ecco, perché quando entri in piena luce tu devi immaginare di essere una persona fortunata per essere in prima luce. Che bella, Luca, e a camera che ti può alzare, e parli, e poi tipo, che? Niente, no, quello non è l'ambalo, non c'è l'allambao, mi dispiace per la terza camera. Noi vivevamo in un bilocale fino a un certo punto della nostra vita televisiva, abitavamo un bilocale, poi come spesso accade per spinte estrogene, perché ci sono le spinte estrogene e quelle endogene, questa è una spinta estrogena, come dire, la moglie di questa trasmissione a un certo punto ha preteso una casa più grande e allora dalle due camere siamo passate alle tre camere. Prima c'era un solo servizio, adesso abbiamo due servizi. Luca, a proposito di servizi, siamo pronti per collegarci col nostro Magni, perché non dimentichiamo, cantiamo la bamba nella speranza che una bamba, a chi ha bamba più, a chi ha bamba meno. Però non dimentichiamo mai quelli che possono in un certo periodo della loro esistenza attraversare momenti di difficoltà. E chi più di chi si trova magari all'ospedale in civile della Mucchiata, a Pecorina da un pezzo. E l'occasione buona per vedere come vanno le cose, ci colleghiamo col signor Carmine Boccarsa, che vedo già in bassa frequenza e che dovrebbe rimbalzare nelle vostre pupille gustative. Eccolo, oh. Boccarsa! Oh, Boccarsa. Caro errante, com'è? E com'è, signor Boccarsa? La vedo senza tirabaci. Che ma lo sono dovuto rimettere dentro il tirabaci. Che era diventato... No, signor, ho trasuto il tirabaci, avevo finito. Che era diventata una bucipara. C'era la fila. Che tutti... mi volevano fare i coccoli, capo, a gente che sta a Pecorina, gente di cuore, compa. Certo, è facile immaginarlo. Che cos'ha la, un pochino bocca arsa. Secca? Arsa. Bocca. Oh, mamma mia. Secca, proprio la bocca. Ma se io ti per ventilazione e mi girare il mondo, che è una bellezza. Scusi, signor Boccarsa, dove si trova lei esattamente? Perché io dicevo che era all'ospedale... Tipo Casigno, bello me. No, ma... all'ospedale civile della Mucchiata di Pecorina da un pezzo. Ma non la vedo a letto, signor Boccarsa. Ecco perché mi è venuto il sospetto. Dico, quello lì non è all'ospedale civile della Mucchiata. Creola! Perché... Creolina! Oh, è famosissima la mai Creolina. Che cazzo ti sento? Ebbene. Signor Boccarsa, ci stava dicendo? Dove si trova lei in questo frangente? Vorremmo capirlo. Ci colleghiamo. Intanto, il letto. È arrivata una persona grave. Con la sommergenza. Con la determina del comune, ovviamente. Che gli ha dato. Al comune ci avevano fatto la determina della sommergenza. Giustamente. L'hanno dovuto mettere. Ci hanno pigliato Uliet. Il suo letto. Vabbè. Era un merdario a te, ma piano stesso. Piano orizzontale. E a me mi hanno dato sa seggio. Poi speriamo che non arriva ancora. Fino a nuova sommergenza, direi, Perché potrebbe esserci un'altra sommergenza, altra determina. La seggio. Che serve la sedia. Ora la seggio. Quindi lei a quel punto si comunque trova... la cosa più bella ecco, mi facciamo pigliare un panico all'ospedale civile della Mucchiata, ero pronto soccorso e su SSB occorre subito soccorso, volete soccorso, non vi preoccupate che
Adesso ci curiamo noi noiesimi, il me medesimo, il sessedesimo e noi noiesimi. E da così risolve la situazione della sanità insana e ritornerà alla salute a tutti quanti per dare la possibilità a tutti di godere delle ore della vita che scorre inesorabile. È l'apoteosi, è il momento. È bellissimo. Non inquadrarmi, Luca, abbi pietà, fammi ridere. Era arrivato proprio al po'. Bravissimo Boccarsa, lei è un grande, davvero è un grande. Fra l'altro, quando io poi inizio a ridere, mi arrosso un pochino e non vorrei aggiungere rossore a rossore, perché lo dicevo durante la prima parte, mi sono esposto un pochino a questa vigilia di primavera, perché domani apparterrà al nostro quotidiano, da domani in poi e per i suoi meritatissimi 3 mesi la primavera. Aspettiamo tutti quanti come possa essere elemento di rivivificazione. Scusate se c'è qualche vivi in più, ma d'altra parte vivi è l'invito che noi rivolgiamo tranquillamente a tutti quelli che ci seguono con grande simpatia. Devo dire la verità, ci sottopongono a dei quesiti che rimangono per noi improponibili per poter fornire risposte a delle domande, ci chiedono ecco dei particolari della trasmissione. Noi non sappiamo questa trasmissione come giunga alle vostre pupille gustative, nelle quali viene tranquillamente e con grande entusiasmo accolta. Perché? Perché disponiamo di una magia, disponiamo di un'abnegazione, di una disponibilità, qual è quella del nostro Luca Achito, per cui poter dire come giunge a rappresentarsi a voi questo momento creativo, perché anche quello televisivo è un momento creativo, e ribadisco, non ce ne vogliamo assolutamente prendere l'esclusiva, perché ci sono tante belle cose in Calabria, anche e soprattutto dal punto di vista creativo. Ci piacerebbe semplicemente segnalarle a chi potrebbe metterle in luce e quindi restituire alla Calabria effettivamente la grande attrattività che la Calabria naturalmente ha in sé e che riguarda la bellezza, no, della nostra terra, dei nostri pochi ma assolutamente impareggiabili qualità e splendore dei nostri chilometri quadrati, e consegnare alle persone che hanno voglia di visitare la Calabria anche la possibilità di farlo realmente e fattivamente. In soldoni, tu frecchi che un New York Times ha detto andate in Calabria, ha detto al mondo intero la migliore cucina è quella calabrese. Cioè, immaginate voi il New York Times che ha consegnato questo primato alla terra di Calabria, no? Si armano le persone, vanno venire in Calabria e che ti trovano. E Reggio Calabria, praticamente l'aeroporto sta chiudendo, dopo porto è meglio stendiamo il solito tappeto pietoso, perché non voglio fare citazioni non conoscendo poi approfonditamente la problematica del porto di Gioia Tauro, perché uno dice come? C'è il porto più grande del Mediterraneo e dice ma solamente nelle mani dei calabresi queste ricchezze producono debito. No, noi siamo in condizioni, tramite il possesso di una ricchezza, di produrre debito e indebitarci come per l'acqua, no? Mamma mia, per l'acqua sia benedetta, l'acqua sia benedetta. Scusate, ho sbagliato a schiacciare col piede, mi sono fatto un male che non ve lo so dire, tant'è vero che è partita l'altra telecamera proprio per non farvi vedere il dolore nei miei occhi. Allora, benedetti il Dio creatore, benedetti il Big Bang, anche quello fattore, non dico creatore, fattore importante perché noi siamo qua. Ma ci rendiamo conto o non ci rendiamo conto di questa? La Calabria tena acqua a sciafutta, ma sciafutta e fa un complimento. No, proprio l'acqua che noi possediamo nel nostro territorio è ineguagliata da qualsiasi territorio del mondo, e lo possiamo dimostrare con dati di fatto confermati da studi e rilevazioni di tipo scientifico, è inattaccabile. Cioè, i comuni della Calabria hanno dei debiti per cifre mostruose,
per l'acqua, che dovrebbe essere un patrimonio da custodire, da non disperdere, da non sprecare soprattutto, perché poi tanto l'acqua non si spreca, da non inquinare, perché poi l'acqua è un ciclo che ritorna, scende, che ci disseta, è veramente sorella acqua, ci disseta, ritorna di nuovo al mare, evapora e continua questo ciclo meraviglioso, e noi siamo in grado di depauperare anche questa ricchezza, di offenderci al cospetto di cotanta ricchezza, perché non è che noi siamo, dici, i calabresi poverini, ti minerà a tenere a capo come i corsoni, che, cioè, noi sprechiamo tutto, anche la nostra libertà di voto, sprechiamo, e vai a gira, scusate, ci sono mille modi per dire le cose, non c'è bisogno d'azzannare, d'offendere l'essere umano, bisogna in qualche modo far capire all'essere umano che c'è qualcosa da cambiare in modo improcrastinabile, in modo temporalmente non più allungabile. Dobbiamo essere pronti per cambiare, cambiando ovviamente i nostri atteggiamenti, che sono consueti anche nella loro bestialità, scusate, ma ho offeso le bestie, nella loro umanità, perché l'essere umano è veramente quanto di più disumano possa immaginarsi ed esistere anche nella più fervida delle fantasie. A proposito di fantasia, come non tuffarci nel mondo fantasioso del nostro grande governatore della regione di Pecorina da un pezzo, il governatore Palla Palle, che noi abbiamo, eccolo là, in collegamento, ci ha voluto regalare questa magnificenza. Governatore, ci siamo. Ma stai... Ma che stai preparando un maglionicchio per Adriana alla Pasqua. Cioè, faranno regalo sempre, se non il regalo è sempre banale, se diventa banale, ha capito? Certo, certo, che carino. E che sta facendo? Ti piace il cuore? Bello, eh? Una maglia di una cosa fina. Solamente camisa rolla da sotto, non hai capito? Perché forse hai a detesse doppio. Ma che cosa comunque, bellissima. Oh, Franco! Franco! Vita in caso mei, vena, fammi una gridata, capito? Ha visto i pisilli? I pisilli su cui. Meraviglia, governatore. Com'è? Ma tutto a posto. Bello mio, intendo. Chissà de... Rimango senza parole. Franco, a dei supro e sutta alla meglio quando me ne ha all'ammerso. E sutta, una dritta e una ammerso. All'ammerso. Rimango... Che io, amone, sai quando vi ha da fare i fierri? Un te dica, quando vi ha da lavorare alle fierri. Basta con le menti alle fierri. D'altra parte, voglio dire... Ma è bellissimo. Se tu ci vuoi dimostrare a uno che... E in qualche modo te ci tiene con un interesse, no? Non c'è per niente, gli hanno una putica, va, compri, no? Con quelli che quando ti organizzano a giambotta d'una Pasqua, dici, ognuno prepara una cosa, se no c'è chi lì, io faccio la codomba, va, compra la codomba alle scarpielle, a mazzette scarpielle, no? Sì. Chili, cosa c'è? Mazzette scarpielle, sì. E va là uno compra a mazzette scarpielle, a codomba, belle fatte, la porta, e là gioca magari chi ne ti ha fatto la pastaglina, chi ne ti ha fatto chissà, chi ne ti ha fatto chi la frittata e pasta. Tu ne chi usi solitamente per l'una e pasta, ma guarda, la frittata c'era... e pasta. C'era un mio amico che faceva il casatiello. Il casatiello è che lo nuoce bello. Vabbè, beh, infatti un amico che veniva dalla campagna faceva il casatiello. E com'è? È buono. È buono, devo dire la verità, è buono, ma non solo quello, perché poi. Senta, meno WhatsApp con la rezzetta che proviamo a lo fare per l'una e Pasqua. La devo rintracciare sicuramente. Serve, e allora. Che è successo? Un bucciallà, guattiato. E allora amici, ubbenire che stai facendo un collegamento, amici, che cosa si deve dire di questa Calabria se non che abbiamo imboccato da scià e la continuiamo a muccare, agivemo a questa Calabria di questo rinnovamento che noi abbiamo nell'intenzione ma che stiamo trasformando nei fatti, mongevi una minchia, e che comunque a prescindere quello che possono dire e pensare e cose per le facce vuole tempo su, e vi chiedo in questo momento
dall'alto delle mie palle, palle, chillu che è stato disciutto già quant'anni, 20, 30, forse pure più, piensica. Beh, pensate che può essere migliorato, adeguato, ad essere ricostruito, amici cari. E quindi noi abbiamo fatto ground zero. Ground zero. Beh, a mia, no. Dice ne c'è miscare se cazze e parole con sulle nosce, ucchidi. Ground zero. Brutuasa. Oh, allora, livello zero, tutto quanto rasa al suo dove stiamo edificando. Ecco. E quindi, perfetto. Carica da Bresi, vue. Io me l'ho ammazzato. Avete da dare fiducia al boscio palle governatore della regione di un pecorina da un pezzo e da un pezzo e chissà quant'anni, nella certezza che sicuramente... che sicuramente le cose cambieranno. Ma voi ti dite quello subito dopo Pasqua, diciamo. Vabbè, grazie governatore, sempre disponibile ogni grazie qualvolta a tia, noi l'interpelliamo. Grazie a tia, e fatevi. Vabbè, no, quante volte te vuoi dire fatevi bene, me trovo capito. Grazie governatore, grazie davvero, mi ce l'hai a fare una camminata in effetti, eh. E Luca, hai visto io come mi sono ho buttato la giacca? La cosa bellissima è che arrivare nei nostri studi e trovare veramente l'equatore, ecco, perché a noi piace comunque un atteggiamento della sofferenza, e durante il periodo invernale climatizzatore a tavoletta, ma meno 5 gradi dovevamo trovare nello studio, perché se no non ci temperiamo, perché se no, anzi dobbiamo proprio temperarci come l'acciaio, noi dobbiamo essere degli esseri umani temperati, ecco allora che interviene nella temperatura, ma soprattutto nella temperanza, che meraviglia. L'italiano, che meraviglia questi termini che si mettono l'uno di seguito all'altro, che consegnano questa possibilità effettivamente di spaziare questo mondo creativo che è per esempio quello dei poeti, i poeti che si inventano, i poeti che raccontano, i poeti che consegnano questi voli pindarici attraverso i flussi indistinti del nostro spirito, che il nostro spirito irradia e promana e fa sì che possa giungere quell'istante, quella lucciola di felicità. Perché non è una scintilla che viene dal fuoco, è una lucciola che porta la felicità. È un essere vivente, o se preferite un essere umano, che porta la felicità. Io dico essere vivente perché molte volte può essere anche, lo dicevo prima, il nostro amico a quattro zampe, una mosca a farti sentire meno solo. Anche il fastidio di una zanzara talvolta ti è compagno, dà un senso a quel frangente. È guai a perdere quella lucciola di felicità. Perché? Perché oggi è la giornata della felicità, indetta giornata internazionale della felicità, sento che il 28 giugno del 2012 da parte dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ci ha consegnato questo diritto ad essere felici, questa voglia ad essere felici. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, c'è la possibilità per essere felici, per rintracciare questa lucciola, perché la felicità viaggia soltanto attraverso gli esseri viventi. Non immaginate mai di poter essere felici, quella è un'ebbrezza, quella è una botta di adrenalina che però presto si dimentica, finisce il suo corso. Quando noi ci impossessiamo delle cose, le cose difficilmente creano ricordi stabili e permanenti all'interno della nostra memoria, perché le cose portano cose, le cose sono inespressive a meno che quella cosa non ricordi qualcuno, e quindi dobbiamo risalire per forza agli esseri viventi, agli esseri umani. Quando questo coincidere si verifica, si realizza, allora effettivamente nella nostra vita stiamo attraversando questo percorso bellissimo che è la felicità cosciente, il cosciente
della felicità, la cosciente della felicità, la coscienza della felicità. Che bella! A proposito di coscienza, bisogna sapere ed essere coscienti e non incoscienti che c'è qualcosa in cui potreste imbattervi senza rendervene conto. È per esempio una multa che hanno consegnato ad una signora che fumava in macchina. Ora dici: perché in macchina è vietato fumare? Non è assolutamente vietato fumare in macchina, a patto che non portiate un minore. E fate attenzione, perché se il minore ha un'età inferiore ai 12 anni la multa si raddoppia, se è superiore ai 12 anni e fino al compimento della maggiore età è di 55 euro, viceversa se è sotto i 12 anni diventa di 110 euro, per cui a quel punto, quando vi renderete conto in modo cosciente che bisogna tentare in qualche modo di lenire i danni provenienti dal fumo, anche per la propria salute, ma soprattutto per quella di chi vi sta intorno, ecco, è un buon deterrente non avere così libertà assoluta di fumare quando si guida. Interviene la legge, interviene lo Stato, probo, attento, che si fa possessore della nostra salute e che ci già caputi pinnare sigarette in monopolio, il regime di monopolio, perché se no, sai, si sviluppa tutto quanto il mondo del sottobosco della delinquenza organizzata. Intanto hanno cancellato anche i voucher, che non esistono più. Era uno strumento importante, oggi i voucher non esistono più, è stata cassata completamente la legge con i suoi regolamenti, e quindi se possedete qualche voucher, utilizzatelo, no, giù pazzo di, chiuderei in modo troppo brado e non è da noi, utilizzatelo nel modo migliore che reputate per l'utilizzo della carta con cui è costituito il voucher. Vi auguro che la vostra vita possa essere una fiaba, non tanto per come scorre, quanto perché tutte le fiabe hanno un lieto fine. Il tempo è tiranno, e tiranno.